cosa è certa, a prescindere da quanto possiamo essere organizzate, precise, perfezioniste, i cambiamenti inaspettati, i problemi, le sfide arriveranno a prescindere, e a prescindere non soltanto, diciamo così, dal lavoro che facciamo, ma a prescindere anche da quanto impegno ci mettiamo nelle cose. Ci saranno delle situazioni dove, con tutta la pianificazione del mondo, ci troveremo di fronte ad una forma di pressione, chiamiamola così, working under pressure, no Sara? Il fatto, sì, di esatto, ritrovarci improvvisamente di fronte ad una situazione imprevista, che quindi ci porta a reagire di solito in due modi. C'è chi adora queste situazioni, le persone che adorano insomma quella sorta di scarica di adrenalina che arriva e quindi riescono ad eccellere ancora di più, e poi invece ci sono le persone come la sottoscritta che si bloccano completamente, che entrano in panico perché hanno questo desiderio, che poi più che un desiderio è un'illusione, lo vedremo insieme, di avere sempre tutto sotto controllo. E però, visto che le situazioni di pressione si verificano sia che siamo fatti in un modo sia che siamo fatti in un altro, e tu di working under pressure ne sai parecchio perché ci lavori costantemente, aiutaci a capire quali possono essere gli strumenti pratici più utili che tu stessa utilizzi per te, che ti hanno aiutato a imparare a lavorare meglio sotto pressione, o comunque a lavorare bene sotto pressione, a non peggiorare le tue performance. Sì. Allora, innanzitutto, qualcosa che io ho capito, diciamo che l'ho sperimentato sulla mia pelle, è che per riuscire a lavorare bene sotto pressione è necessario, questo è proprio, lo metto come punto principale, perché se non si fa questo, prima o poi si cede. È importante prendersi cura di se stessi, sia dal punto di vista fisico che mentale, ma nella vita di tutti i giorni, quindi è una questione proprio di stile di vita. E io sono fortunata da questo punto di vista, perché diciamo che non solo la mia azienda, ma in particolare la mia azienda, però in generale la Formula 1, ha capito questo. Infatti è normale per un team avere una palestra, cioè nel sito dove il team lavora, proprio abbiamo una palestra, generalmente c'è la palestra oppure c'è una convenzione con una palestra molto vicina, gratuita, quindi siamo incoraggiati a fare sport, a prendere una pausa. E poi una cosa generale qui in Inghilterra, ma soprattutto anche nel mio team, c'è proprio un discorso di salute mentale, si sta cercando di lavorare per rimuovere lo stigma, e alcuni sono stati proprio anche incoraggiati ad avere del training specifico, quindi siamo stati proprio incoraggiati a pensare che se c'è un problema anche dal punto di vista mentale, se appunto lo stress sta diventando troppo, siamo liberi di parlarne, siamo liberi di dire qui non ce la facciamo più, insomma è necessario mettere se stessi al primo posto, e questo è fondamentale, altrimenti lavoro ad alta pressione non funziona, non puoi reagire. Diciamo, prendersi cura del proprio corpo e della propria mente, che sembrano delle banalità, sì, ma in realtà tanto banali non sono, perché di solito, soprattutto quando il lavoro diventa una parte molto predominante della nostra vita, quindi sì, quando stiamo appunto sviluppando una carriera, quando abbiamo una nostra azienda, di solito tutto il resto finisce in secondo piano. E poi appunto tu hai parlato di stigma, e tra l'altro ecco, c'è quest'idea che appunto credo tra l'altro molto, forse più preponderante ancora nel mondo anglosassone, ma anche in Italia, secondo cui appunto, non lo so, mi viene in mente la prima cosa che una persona ti risponde quando gli chiedi come sta è sono di corsa, però va tutto bene, no? E poi ognuno ha le sue declinazioni regionali, sì, le sue forme di espressione, però è come se fosse un badge da indossare con onore, quello di dire sono sempre piena di cose, sono sempre stressata, sono sempre di corsa, come se il fatto di dire va tutto bene, sono tranquilla, mi sto prendendo una vacanza, per dire, fosse quasi un riflesso del fatto che non ci stiamo dando da fare abbastanza, quando in realtà, come ben sottolinei tu e come tra l'altro la vostra azienda ha riconosciuto, nel momento in cui ci prendiamo uno stacco sia fisico che mentale, riusciamo poi a performare molto meglio. Esatto, esatto. Quindi da questo punto di vista proprio siamo incoraggiati ed è fondamentale. Poi la seconda cosa è ovviamente organizzarsi.
La prima cosa che faccio io stessa quando arrivo in ufficio è organizzare quello che devo fare. So quello che devo fare ogni giorno e tendo proprio a fare una lista. Qua ci sono le persone che sono avanti delle liste, le persone che non lo sono, però in realtà fare le liste aiuta. Ed è importante mettere proprio nero su bianco all'inizio della giornata quello che dobbiamo fare. E magari anche io aggiungo un numerino oppure le scrivo in ordine le cose. Avere delle priorità. Ci sono cose che sono urgenti e che non possono aspettare, cose che sono importanti ma non urgenti, cose che sono urgenti ma non importanti, cose che, insomma, farsi una specie di lista e capire quali sono le cose che dobbiamo assolutamente completare, quali sono le cose che è meglio portare avanti il più possibile, eccetera. Questo, Quindi aggiungo su questo, scusami se ti interrompo, che è importantissima la distinzione fra quello che è importante e quello che è urgente, nel senso che altrimenti se non facciamo questa distinzione, di solito quello che è importante è quello che io definisco più strategico, non so se sei d'accordo, ma insomma quello che ci aiuta a procedere in direzione dei nostri obiettivi. Quello che è urgente di solito è la chiamata che non era prevista, oppure non lo so, l'imprevisto che appunto non era previsto, altrimenti non sarebbe un imprevisto, e che però puntualmente essendo fuori da quella che era insomma la nostra pianificazione, diventano i protagonisti e urlano, no? Nel senso che hanno una voce particolarmente alta, per cui tendiamo ad ascoltare solo loro, il resto passa in secondo piano. Quindi credo che sia importantissimo sottolineare, appunto, tu hai parlato di darti dei numeri, poi insomma ci sono un sacco di strumenti che ti consentono di dare colori diversi, no? Al task che vuoi perseguire quel giorno. carta e penna, un software, qualunque cosa. E poi per me che lavoro in un team è importante ricordarsi che magari io ricevo un'email o una chiamata da parte di un'altra persona nel team. Per me non è importante, però diventa urgente perché c'è una persona che aspetta la mia risposta. E quindi anche se per me quella può essere l'ultima cosa che io faccio alla fine della giornata, se l'altra persona sta aspettando la mia risposta perché invece per quella persona è importante, io devo rispondere. Quindi imparare a riconoscere quali sono le priorità, imparare appunto a essere efficienti. E comunque io sottolineo il fatto di scriverlo o comunque metterlo nero su bianco, perché questo poi è un altro dei punti che toccherò in seguito. È importante avere un'idea chiara di quello che dobbiamo fare durante il giorno e poter essere in grado di anche avere un qualcosa da modificare, nel senso che appunto se arriva qualcos'altro che è più importante o urgente, possiamo fare una croce e dire ok, questo non ce la faccio più, questo va alla scaletta di Quindi domani. Esatto. flessibilità, potremmo riassumerla in una parola. Ok. Sì. Poi un'altra cosa, ovviamente lavorare sotto pressione, abbiamo detto è importante essere efficienti, quindi quando un progetto è completo, per esempio, quando il mio team finisce una sessione in Galleria del Vento, o comunque se c'è un progetto grande in cui siamo coinvolti, un certo numero di persone sono coinvolte, però anche se è un progetto che sono solo io a portare avanti, una volta che il progetto è completo è importante, onestamente analizzarlo e capire cosa è andato bene, quindi strategia che abbiamo applicato e che vale la pena di continuare ad applicare in futuro. Cosa è andato male e perché? E se ci sono delle cose che possiamo fare per evitare che gli stessi errori si ripetano. E spiegaci al volo cos'è la Galleria del Vento, per i non addetti ai Quindi lavori. la Galleria del Vento è sostanzialmente, diciamo, noi simuliamo quelle che sono le condizioni in pista quando la macchina sta andando ad alta velocità. Simuliamo parte delle condizioni che la macchina vede. Quindi abbiamo, diciamo, un grande tubo a circuito chiuso con un grande ventilatore dentro che accendiamo. E questo spara il vento in caso della Formula 1 si va a circa 48 metri al secondo, che adesso in chilometri orari non saprei, comunque veloci. E poi noi sul nostro modello abbiamo prese di pressione, strumenti vari che ci dicono quali sono le forze che la macchina vede a causa del vento, non a causa di quella che può essere, non so, la forma del circuito. Quello è tutta un'altra cosa, un altro dipartimento si occupa di queste cose. Noi come aerodinamici ci occupiamo proprio degli effetti dell'aerodinamica, quindi come la forma,
del veicolo interagisce con l'aria. Ed è chiaro che c'è sempre uno spazio di miglioramento, quindi questo punto 3 che hai nominato, che io riassumerei come analisi obiettiva, quindi il fatto di prendere le distanze e dire ok, che cosa è andato bene, che cosa e quindi possiamo replicare, che cosa invece possiamo continuare a migliorare, credo ci impedisca poi, tolto fuori dal contesto ovviamente automobilistico e applicato al contesto quotidiano, ci impedisca di ristagnare pensando di o aver raggiunto già il top, che è improbabile aver raggiungere facilmente, perché poi insomma significa che smettiamo appunto di imparare, oppure convincerci che non possiamo, che non si può fare nulla. Quindi il fatto di dire ok, togliamo ogni emozione dal contesto e vediamo obiettivamente cosa si può fare. Qual è il prossimo strumento invece? Questa è una cosa che è importante soprattutto per chi lavora in team, quindi io lo metto fra uno dei primi punti. Per me è importante la comunicazione, perché ovviamente senza comunicazione, insomma, dal mio punto di vista non si va da nessuna parte. Innanzitutto comunicare con chi ci ha assegnato il lavoro e sia con le altre persone che lavorano nello stesso team. Questo perché innanzitutto se qualcuno mi assegna un lavoro io devo avere un chiaro briefing, devo sapere esattamente su che cosa devo lavorare, il tempo è contato, devo avere dei risultati che sono tangibili, quindi devo riuscire a usare le mie risorse, che sono insomma il mio tempo, la mia capacità, in maniera efficiente. Quindi se si ritorna al fatto dell'importante, urgente, se ci sono degli aspetti più importanti di altri, allora io saprò, se la persona che mi ha assegnato il lavoro mi chiarisce questo è particolarmente importante, io mi focalizzo su migliorare un particolare aspetto. Se appunto si lavora in un team e si parla di un progetto più ampio, se magari c'è un aspetto che io sto sviluppando e mi rendo conto che ho una certa caratteristica che andrebbe bene combinata con qualcosa su cui un'altra persona sta lavorando, anziché dire ah ok, potrei lavorare anche su questo e modificare, magari il mio collega l'ha già fatto, ma se io non vado da lui e glielo chiedo non lo saprò mai. Quindi appunto è importante comunicare, la stessa cosa, il mio collega può aver bisogno di qualcosa che ho sviluppato io, viene e mi chiede. Questo è fondamentale di più, la parola comunicazione sembra quasi un cliché, comunichiamo ogni giorno, quindi quanto può essere complicato comunicare, eppure quante volte in team molto più piccoli del vostro, o comunque sicuramente molto meno pressati da un lavoro di altissima responsabilità, quante volte vengono fatti lavori doppi. Cioè io ne so qualcosa, nel senso che comunque lavoro con un team e ho lavorato dentro un team e poi gestisco un team da diversi anni, e davvero senza un'adeguata comunicazione fra i singoli membri, e mi è piaciuto molto quando hai detto, tra l'altro, non è soltanto è una comunicazione bidirezionale, cioè nel momento c'è una comunicazione tra colleghi, tra pari, chiamiamola così, che è una comunicazione fondamentale per non perché comunicare è importante e quindi bisogna farlo, ma proprio perché migliora la nostra efficienza. Quando tu mi dici il mio collega potrebbe aver già fatto qualcosa che a me serve per accelerare il mio lavoro, questo è un punto fondamentale, e viceversa, perché poi ovviamente... Ancora peggio, magari quell'idea non funziona e lui ha già sprecato, tra virgolette, perché il tempo non è mai sprecato. Se tu provi e sai che non funziona, hai un'informazione. Però non è necessario provare di nuovo, ecco. Chiaro. E poi tu ti riferisci anche a una comunicazione rispetto ai piani alti, chiamiamoli così. Esatto. Poi, appunto, abbiamo parlato comunicazione nel senso divisione dei compiti, più efficienza. Poi si ritorna al primo punto, salute mentale, essere a proprio agio. Se il carico di lavoro che mi è stato assegnato è troppo alto, io devo comunicarlo, perché appunto vogliamo evitare in futuro di ripetere lo stesso errore. Quindi anche lì è importante comunicare: tutto questo non ce la faccio. Magari ci sono persone, ho visto persone che arrivano, magari non so, primo lavoro, vogliono fare del loro meglio, iniziano a lavorare ogni giorno oltre 12 ore, sabati e domeniche. Non è sostenibile, è comprensibile che una persona
appena, soprattutto all'inizio, o comunque magari un nuovo ruolo voglia dare il massimo e voglia lavorare il più possibile, e quindi non dice mai di no quando il superiore assegna più lavoro. Però appunto non è sostenibile. Dobbiamo avere il coraggio di comunicare, bisogna trovare i modi giusti, comunicare che appunto il carico di lavoro è eccessivo. Oppure se magari ci sono imprevisti e il team aspetta il nostro risultato, ma magari c'è un imprevisto e quindi non siamo in grado di dare quel risultato in tempo, anche lì comunicare ho bisogno di aiuto, oppure è successo questo e nessuno di noi l'aveva Sì, previsto, sì. E è importante, qui, tra l'altro, importantissimo. mi sento di aggiungere una piccola tip pratica a questo, perché tu hai sottolineato che bisogna trovare il coraggio di comunicarlo nel modo giusto. Una delle, forse, non lo so, è una cosa che rispecchia anche il modo in cui voi procedete all'interno del vostro team, ma una cosa che ho notato sia quando lavoravo dentro un team e quindi dovevo rendere conto a qualcuno, sia quando invece qualcuno, come accade oggi, deve rendere conto a me, che la chiave è sempre partire dalla soluzione e mai buttare semplicemente addosso alla persona a cui ti rivolgi il problema. Quindi partire sempre, in inglese si direbbe starting from a place of solution and not from the Sì. place of the problem. In italiano è un po' ostica tradurlo letteralmente, però questo significa il fatto di non soltanto presentarti al tuo superiore, al tuo manager o chi per lui, dicendo: Ok, ho troppo lavoro, non so come fare, No. impanicarti, perché allora Sì, entriamo no. nel vortice controproducente, e spesso la persona dice: Ok, lo do a qualcun altro, oppure tu non sei la Sì. persona giusta. Ma dire: Sì. Ok, le cose stanno così razionalmente, è successo questo, oppure obiettivamente questa cosa mi richiede tot tempo per farlo con una certa qualità, e quindi ti chiedo, e proporre la soluzione, ti chiedo di Esatto. spostare la deadline, ti chiedo, e lì già arrivi ed entri in gioco con un piano d'azione e non soltanto con un problema in tasca che riversi sul tavolo sperando che qualcuno, come un bravo babysitter, ti risolva la questione. Sì, possiamo dire forse in italiano, e qui ritorniamo al primissimo punto, che è salute mentale. Forse l'approccio ottimistico è quello che ci serve, ecco. Quindi sempre avere una visione positiva. Quindi dire, ok, io ho un problema, però la soluzione è già qui, te la sto Eccolo lì. proponendo, aiutami a decidere, oppure è una tua scelta perché tu sei il capo. Esatto. E quindi, insomma, sempre una visione ottimistica su quello che dobbiamo fare. Ora che abbiamo parlato di quello che possono essere gli imprevisti, ritorniamo qua al mio secondo punto, ricordarsi che abbiamo una scaletta organizzativa. Quindi è importante averla nero su bianco perché quando succedono gli imprevisti, quando ci sono i dettagli che non ci aspettiamo, e magari questi dettagli a noi sembrano, oh, è successa questa cosa, mi ci devo dedicare. Dobbiamo essere sicuri di seguire quello per cui ci siamo organizzati all'inizio della giornata, perché abbiamo detto ci sono varie task importanti, urgenti, persone che aspettano la nostra risposta. Non possiamo partire per una tangente e andare a sviluppare quello che a noi sembra in dettaglio o comunque quello che a noi è arrivato come problema improvviso. E qui è così, insomma, siamo andati per conto nostro, ci siamo dimenticati di quello che era importante, e a quel punto si arriva alla fine con tutta la pressione e la scadenza e ci rendiamo conto che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Quindi è importante ogni tanto fermarsi e dire: Ok, sono ancora on schedule, sì, sono arrivata fin qua, ok, no, cosa c'è, perché, ecco, cosa E come posso. posso Quindi, cambiarla eventualmente? esatto. Quindi flessibilità. Ci sono questi momenti in cui dobbiamo sempre tornare a quella che era la nostra organizzazione iniziale. E tra l'altro, su questo, scusami, ma credo sia importantissimo Continua, continua, sì. sottolineare come appunto siano due aspetti diversi, perché uno può pensare sia la ripetizione del fatto di avere la lista. Scrivere No. le cose nero su bianco è molto utile, ma spesso ci fermiamo a quello. Quindi la lista poi se la siamo tolta dalla testa, che ci riempiva la mente, ce la siamo messa su un pezzo di carta e tendiamo a iniziare la giornata. È un po' l'aspetto anche della forza di volontà, no? Che va a scemare dall'inizio della giornata verso la fine, perché poi ovviamente il nostro secchio di willpower un pochino Sì. si corrode, insomma, si riduce. E quindi cosa succede? Iniziamo
super carichi con i primi due punti della lista. Poi magari se, non lo so, i miei punti sono 6, gli ultimi 3 io li dimentico, tanto sono scritti da qualche parte, intanto arrivano nuove cose e il giorno dopo che cosa succede? Che i punti di ieri si sono accumulati a quelli di oggi e comincio ad avere questa lista della spesa infinite. Quindi sì, l'aspetto dei check-in credo sia regolari, come li chiami tu, sia fondamentale in questo senso. E poi tra l'altro il fatto che noi ci imponiamo di rendere conto alla lista ci aiuta anche ad essere obiettivi, perché io potrei scrivere la mia lista e nella mia lista potrei scrivere sviluppo una macchina nuova da capo in una giornata. Non è realistico, non ce la farò mai, non lo farà mai nessuno, ma tanto se io la lista non la guardo, esatto, io posso anche scrivere che conquisterò il mondo, che diventerò il prossimo presidente degli Stati Uniti nel 2021. Non è realistico, ma tanto quella lista non la guarda nessun altro, quindi insomma, no, bisogna essere obiettivi e la lista c'è, non perché abbiamo preso un pezzo di carta, avevamo voglia di fare un po' di doodles, ma c'è perché ci serve, è importante, dobbiamo rendere conto a quello che abbiamo scritto. Poi, altro punto importante, se appunto arrivano i cosiddetti problemi, imprevisti, cose che non ci aspettavamo, e quindi c'è il momento di nebbia mentale, il momento in cui panico è la prima cosa che ci viene in mente, distaccarsi dal problema. Quindi prendere una pausa caffè, oppure andare, una cosa che noi facciamo, e a seconda dei periodi durante l'anno c'è tanta gente che gira attorno al nostro parcheggio, al parking lot, un po' di aria fresca, il computer si mette in stand-by, vai fuori, fai un po' di giri nel parcheggio, abbiamo un parco addirittura, quindi penso che appunto il parco ci sia per questo motivo. Prendere un po' di distacco, anche magari dimenticare completamente il problema, anzi forse quella è la cosa migliore. Andare a fare una chiacchierata con qualcuno, andare a fare un giro, prendere un caffè e poi tornare a mente fresca e cercare di analizzare il problema con distacco. No, il panico non porta da nessuna parte. E questo tra l'altro è l'opposto della reazione che ci verrebbe da avere di solito, sì. Reagiamo distinto a una situazione che ci infastidisce o ad una situazione a cui non troviamo risposta, per cui diciamo ok, adesso non mi alzo dalla sedia fino a quando questa cosa non è risolta. E quindi dobbiamo veramente trovare la forza di ricordare questo punto, la distanza, e dire ok, no, la soluzione la posso trovare soltanto nel momento in cui faccio in modo che la mia mente possa rigenerarsi, perché è così che diventa più creativa, è proprio una forma di ringiovanimento, di refreshing, insomma, di quella che insomma è il nostro assetto mentale. Esatto. Poi, altra cosa, abbiamo detto è importante essere ottimisti, questo è fondamentale, è importante avere un piano, è importante avere la mente su quelli che sono i nostri risultati positivi, quello che vogliamo ottenere, però diciamo che avere un piano B non guasta, perché appunto i risultati inaspettati ci sono e essere preparati aiuta. Aiuta ad evitare il panico, aiuta ad essere più efficienti, aiuta appunto ad affrontare la tensione, a rispettare le scadenze. Perché se per esempio io che sto progettando una specifica parte della macchina, non lo so, per esempio vedo un altro team che ha fatto una cosa, oppure io ho un'idea e dico, ah, devo dare questa forma a questo componente perché sono sicura che qui è tutta la soluzione, e impiego tutte le mie energie su quest'unica soluzione, unica forma, che magari riesco anche a far funzionare in simulazione. Poi la mando appunto a fare il test in galleria del vento, quindi prendiamo misure nel mondo reale e non funziona. Però io non ho un'alternativa, perché ero così sicura, ero così ottimista che la mia soluzione sarebbe stata quella giusta, che io non ho voluto pensare a un qualcosa di diverso. E questo vuol dire che io ho sprecato il tempo, non nel senso ho sprecato il tempo dello sviluppo, perché come si è detto prima anche una risposta sbagliata è utile, però il tempo in galleria del vento è limitato. Chiaro, tra l'altro quindi
se io non ho un'alternativa, ho sprecato un'opportunità. Mi fa pensare che ci sono un po' due scuole di pensiero in questo senso. C'è chi ritiene che avere un piano B in qualche modo ti fa sedere sugli allori perché così sai che il piano A può fallire, e c'è chi invece dice no, assolutamente il piano B, come dici tu, non fa mai male. Io sono, tra l'altro, non essendo amante del lavoro sotto pressione o comunque del lavoro imprevisto, sono un amante della seconda scuola di pensiero. Perché non avere un piano B? Poi non significa che il piano A perde di importanza, e lì però sta a noi dire ok, do comunque il massimo nel mio piano A pur sapendo che potrebbe ovviamente fallire. Tra l'altro quella è un'opzione che purtroppo non è che la possiamo eliminare mai completamente dall'equazione. No, noi in Formula 1 si lavora sempre così, soprattutto nell'aerodinamica. Se un team porta più o meno un update, non esattamente ogni gara, ma quasi, forse alcuni team sì, ogni gara, magari anche i piccoli dettagli. Quindi diciamo, se ci sono, alcuni update sono più grandi, però più o meno diciamo che se una persona dall'esterno guarda le macchine, può vedere, non so, 20 configurazioni diverse nel corso di un anno. In Galleria del Vento le configurazioni che vengono testate in un anno, e non esagero, forse saranno 80. Wow. Solo una piccolissima percentuale di quello che proviamo effettivamente funziona e va in pista. Perché? Perché abbiamo sempre non solo il piano B, C, D, E, F. Perché ottimo. Dobbiamo provare tante, tante, tante opzioni. E tra l'altro questo si collega al tuo prossimo punto, che riguarda, se non sbaglio, il fatto di accettare che ci sono degli aspetti che vanno al di là di quello che noi possiamo controllare. Anche esatto. Questo estremamente banale, se vogliamo, perché è facile, no, capirlo in teoria. Beh, ovviamente non controllo se piove, non controllo se il weekend, insomma, posso farmi la gita fuori porta, non controllo questo, non controllo quello. Però poi, quando effettivamente ci ritroviamo di fronte a fattori che non possiamo controllare, perdiamo le staffe. Sì, però alla fine, se non lo possiamo controllare, vale la pena preoccuparsi. Esattamente. Magari sì, cioè nel senso, ci si preoccupa perché c'è questo pensiero che qui, però alla fine, se non lo possiamo controllare, è uno spreco di energie. Quindi torniamo al fatto dell'efficienza. Se siamo già sotto pressione, non vale la pena per noi andare a utilizzare quelle che sono le nostre energie su qualcosa che comunque è al di là del nostro controllo. Invece ci sono altri fattori che possiamo effettivamente controllare, su cui vale la pena investire energie, tempo, soldi, nel caso di una grande azienda, eccetera. Quindi è importante distinguere fra quelle che sono le cose che possiamo controllare e le cose che non possiamo controllare. Immagino, per una persona che ha un'azienda, se c'è una crisi bancaria mondiale come quello che è successo nel 2008, c'è poco che possiamo controllare, ecco. Però magari ci sono degli aspetti nel nostro business che abbiamo sotto controllo, e quelle sono le cose a cui vale la pena dedicarsi e preoccuparsi. E ci sono degli aspetti anche in noi stessi, no? Per passare all'aspetto presenza, che so che è un punto importante degli strumenti che hai in mente, che quello sì, possiamo controllarlo. Non che sia facile. No, non è facile, soprattutto quando siamo sotto stress, però è importantissimo. È una cosa che si dice... Soprattutto io come donna, magari qualcuno tenta ancora di dirmi questa cosa: ah, ma tu come donna dovresti essere brava a fare il multitasking. No, le donne fanno il multitasking perché le donne sono obbligate a fare il multitasking, perché se tu sei una mamma che ha una famiglia e un lavoro, non può dimenticarsi la famiglia mentre lavora e poi, a seconda di quello che è il lavoro che si fa, dimenticarsi completamente del lavoro quando si sta prendendo cura della famiglia. Quindi ovviamente una donna deve fare il multitasking. Da questo punto di vista si sta migliorando sul fatto che anche gli uomini appunto si prendono cura della famiglia, eccetera. Però il multitasking non è mai efficiente, quindi evitarlo il più possibile, evitarlo come la morte. È importante, quando ci si sta dedicando a qualcosa, soprattutto se questa cosa è fondamentale, che noi ci siamo al 100%. Le conseguenze di decisioni prese quando non siamo presenti, di conversazioni fatte quando non siamo presenti, quando stiamo pensando a qualcos'altro,
possono essere veramente, veramente negative, quindi sì. È importante evitare il multitasking. Una delle cose che a me personalmente aiuta molto proprio per evitare il multitasking è quello di darmi un tempo minimo nel corso della sì. giornata dove mi alleno a non continuamente zompettare da una cosa all'altra. Viviamo comunque in un periodo storico anche dove la tecnologia ci sta educando molto gentilmente al multitasking continuo, che siamo donne o uomini, la nostra mente è continuamente sì. frammentata e quindi diventa quasi impossibile memorizzare un passo di un libro, concentrarci sulla pagina che stavamo leggendo, continuare a fare la stessa cosa per tot minuti senza interromperci. Quindi dire evitare il multitasking è un po' come già ovviamente proporre quello che sarebbe lo scenario ideale. È quasi impossibile per donne e per uomini, a mio avviso, però quello che possiamo fare, almeno quello che funziona per me, è dire ok, in questa mezz'ora cerco e consapevolmente di non interrompermi con cose inutili. Poi può essere che non succeda, che non ce la faccia, ma non è ovviamente motivo di scoraggiamento. Non è tanto il fatto di raggiungere l'obiettivo quanto il fatto di continuare a provare fino a quando non ci riusciamo. E questo tra l'altro si collega all'ultimo punto, che è quello insomma della prospettiva, al fatto di cambiare prospettiva anche riguardo ai nostri, in questo caso, nel caso del multitasking, a un nostro fallimento nel tentare di evitarlo. Però anche quando parliamo, no, di situazioni ad alta pressione, come ben dici tu, cambiare prospettive e guardarle con occhi diversi può rivelarsi particolarmente utile. Sì, altrimenti direi forse è meglio cambiare lavoro, perché appunto l'alta pressione, lo stress, non solo rovinano la vita, in certi casi si dice anche uccidono, insomma molte persone si ammalano. Ed è importante avere un aspetto, una visione positiva, vedere quello che appunto dobbiamo affrontare ogni giorno come una sfida, piuttosto che come un qualcosa di negativo che ci viene imposto dall'alto. Se ci sentiamo se questi sono i nostri sentimenti, forse vale la pena pensare onestamente a quello che vogliamo fare. E questo io lo vado, ci sono tante persone che a un certo punto dicono è stato bello, mi sono divertito, la Formula 1 non fa più per me. Assolutamente. Nessuno di noi, quando c'è un collega che decide di andarsene perché dice non ce la faccio più con questo stress, non voglio più, non mi diverto più, non ho più l'entusiasmo dell'inizio, nessuno di noi critica un collega che se ne va per questi motivi, perché appunto è difficile. Poi alla fine succede che le persone che se ne vanno ritornano alla Formula 1, perché dopo che ti abitui a questo ambiente di continui stimoli, continui stress, continui, ti manca e vuoi tornarci. Ho visto tante persone che hanno detto basta, non ce la faccio più, e poi dopo 2 anni erano di nuovo a lavorare in Formula 1, magari in un altro team. Ecco, sottolineiamo che ovviamente il livello di stress e di pressione a cui siete abituati voi è veramente alto, quindi sì. Quello che mi sento di dire è non cediamo subito a quello che può essere una situazione di stress, ma cominciamo perlomeno inizialmente, cioè nel vostro caso può veramente poi avere degli effetti deleteri ovviamente sulla propria salute psicofisica. A quel punto uno dice ok, prendo le distanze, prendo una pausa, poi torno, faccio un'altra cosa. E questo può succedere ovviamente anche in altri lavori. L'importante, a mio avviso, è non usarla come scusa, no? Quindi ogni problema diventa, non lo so, questa è una cosa che noto a volte nelle donne, perché siamo molto più emotive degli uomini come modus operandi, e quindi spesso reagiamo con tutta questa emotività che ci stressa, perché è stressante, sì. E trasforma ogni sassolino in una montagna. Quindi ecco, trovare un po', ricordiamoci, e questo è un appello alle Biz Girls che stanno ascoltando la puntata, ricordiamoci di Sara quando siamo sotto pressione e valutiamo se davvero siamo sotto pressione o se possiamo, cambiando prospettiva, affrontare il problema in modo diverso. Per me è normale, il mio capo magari può venire e dire oh, è successo che da questo dipartimento hanno chiesto questa cosa, ok, per quando gli serve? Domani. Ok, cosa posso fare? Cioè alla fine questo, se lui mi dice domani... E io mi strappo i capelli. Questa è la prova che ci si può allenare anche a lavorare sì. sotto pressione attraverso sì. questi punti che abbiamo detto, che ricapitolando possiamo
riassumere in keyword, secondo me. Hai parlato di cura della propria mente e del proprio corpo, da non sottovalutare assolutamente. Andiamo oltre gli stereotipi secondo cui lavorare sempre e comunque è la chiave del successo. Non lo è. Due, hai parlato di previsione e flessibilità, quindi organizzare quelli che sono obiettivamente i propri compiti di inizio giornata, però mantenendoci flessibili in maniera tale che non ci strappiamo appunto i capelli nel momento in cui qualcosa va come non era previsto. Poi hai parlato di, potremmo dire, un'analisi obiettiva, quindi il fatto di dire: ok, ho completato il mio progetto, questo è il risultato, a prescindere dal fatto che sia buono o cattivo, cercare di capire cosa è andato bene e che cosa può essere migliorato. Poi hai parlato di comunicazione, abbiamo detto tanto banale e semplice, visto che la usiamo ogni giorno, quanto cruciale nel momento in cui soprattutto lavoriamo in team o dobbiamo rivolgerci a qualcuno sopra di noi e parlare con chiarezza. Poi i check-in, che mi sono piaciuti moltissimo, perché appunto sono uno strumento per aggiornare quella che è la nostra situazione nella lista di cose da fare e riadattarla alle circostanze. Quindi torniamo all'aspetto della flessibilità nell'organizzare la nostra giornata. Abbiamo parlato di distanza, quindi il fatto di prendere le distanze da una situazione che ci appanna la mente, e anche se la reazione potrebbe essere quella di sguazzarci dentro nella speranza di trovare una soluzione che tanto non troveremo così facendo. Hai parlato di obiettività e di ottimismo unito ad obiettività, quindi il fatto di dire sono ottimista sul fatto che il mio piano A andrà bene, però se possibile facciamo in modo che se cadiamo sul morbido o non ci rompiamo tutti gli arti del corpo, quindi avere un piano B che in qualche modo ci possa dare un'alternativa se le cose non vanno come previsto. Hai parlato del lasciare andare, quindi il fatto di riconoscere che a volte lo stress è collegato al nostro tentativo di controllare situazioni che non possiamo controllare, qui tra l'altro lo collego alla distanza, quindi il fatto di dire: secondo me, ok, c'è questa situazione, non dipende da me, non ci posso fare nulla in questo momento, fammi prendere le distanze emotivamente da questa cosa e vediamo se posso trovare un modo alternativo di affrontare il problema attraverso quello che io posso controllare, ad esempio, e questo è il punto successivo che hai affrontato, la presenza. Quindi il fatto di dire: ok, multitasking è un po' parte del nostro modo di vivere, ormai integrato nel nostro DNA, magari mi alleno per un piccolo momento della giornata ad essere pienamente presente in quello che faccio, e poi da un piccolo momento diventeranno due momenti, tre momenti, quattro momenti, e anche qui graduale, senza scoraggiarci. E infine la prospettiva, quindi il fatto di dire: ok, è davvero una situazione talmente sfidante che va oltre le mie possibilità di gestione e che sta minando la mia salute, e in questo caso cosa conviene che io faccia? Oppure è una situazione che sto ingigantendo per tutti i motivi che abbiamo detto sopra, perché non avevo una lista, perché non ho preso le distanze, perché non ero obiettivo, perché non avevo il mio piano B, e adesso mi ritrovo, no, col sedere per terra. E in questo caso cosa posso fare per cambiare il modo in cui guardo alle cose? Ti senti di aggiungere qualcos'altro, un ultimo boost per le ragazze in ascolto? Non lo so, io penso la cosa più importante sia divertirsi. Ecco, questo è quello che si fa, la chiave. Altrimenti, non lo so, bisogna cambiare. Okay. Cambiare, non lo so, io alla fine, per esempio, la mia esperienza è... Io non ho studiato esattamente quello che avrei dovuto studiare per fare l'aerodinamico, anche se io sapevo di voler fare l'aerodinamico, forse perché appunto venendo dalla Sardegna nessuno ci credeva che potessi arrivare qua, forse perché i miei genitori non volevano che io non lasciassi appunto Cagliari. Io ho studiato a Cagliari, ho studiato ingegneria meccanica, ho avuto diciamo un'infarinatura, una cosa di base che mi ha aiutato all'università, però decisamente non ero pronta per fare questo lavoro. Ho deciso che volevo imparare di più sulle macchine, mi sono data da fare con la Formula Student, poi mi sono trovata un dottorato a Londra, ho imparato e adesso sto lavorando in Formula 1. Però ogni tanto penso,
perché adesso stanno cambiando le regole, non si sa come la Formula 1 diventerà nel 2021 e poi ogni tanto penso, ma non sono sicura di voler restare, potrei andare a lavorare in aerospace, potrei andare negli Stati Uniti, oppure potrei cambiare e lavorare nel marketing, oppure non so, alcune persone la vedono come una sconfitta il fatto che diciamo non voglio più fare questo, voglio cambiare, invece no, alla fine la cosa più importante è divertirsi in quello che si fa, anche se c'è stress o anche se non lo so, ci sono momenti un po' bui, però cercare di divertirsi e quando non ci si diverte più, cambiare. Quindi avere il coraggio di abbracciare il cambiamento, che credo forse sia la chiave di tutto quanto poi in realtà nella nostra vita. Guarda, io ti ringrazio moltissimo di questi 10 punti, sono stati molto utili, tra l'altro mi ci sono rispecchiata in tutti, infatti ho contribuito a tutti, perché sono dei punti che mi ritrovo poi ad affrontare, ovviamente non con la stessa tua pressione, sicuramente no, però ogni singolo giorno di lavoro, per cui ti ringrazio molto di averli condivisi con noi. Ricordo alle Beats Girls in ascolto che troverete tutti i punti suddivisi minuto per minuto sotto all'episodio che trovate al sito beats-academy.it/podcast. Sara, c'è una donna che ammiri particolarmente, che pensi dovremmo intervistare dopo di te? Oh, non so se l'avete già intervistata. Una donna che io ammiro tantissimo è Samantha Cristoforetti. Ah, non ancora. Perché decisamente andare nello spazio, diciamo che io ero proprio quella bambina che magari, vabbè, anni 80, quando ti chiedevano cosa vuoi fare da grande, le bambine dicevano la maestra o la mamma, e io dicevo l'astronauta. Avevi già le idee E abbastanza chiare, mettiamola così. quindi, insomma, ecco. Fantastico, Sara, ti ringrazio ancora moltissimo. Grazie a voi. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi, come sempre, ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.